il viaggio in America per un motivo o l'altro è più semplice, anche se vai per tre fusi orari da New York a Los Angeles, eccetera, è un volo diretto e arrivi lì e sei lì. Qui deve fare un volo, cambia aereo, oppure un charter, eccetera. Almeno ai miei tempi era leggermente più difficile. Inquadrato qui Chris Kaman, la salita del quale rendimento è sicuramente inciso moltissimo nella rendita poi dei Clippers che ieri hanno battuto il Kimki 98-91, punteggio leggermente bugiardo perché in realtà i Los Angelini sono stati in controllo della partita, mentre qui vediamo anche la terna, sono stati in controllo della partita in sostanza sin dal primo quarto. Alla fine tutto il quintetto dei Clippers è andato in doppia cifra, miglior realizzatore 19 punti con 5 assist Shaun Levenston, che ovviamente ha iniziato in playmaker al posto di Sam Cassell, che come detto ha guardato dalla panchina. Ma io volevo dire una cosa, Nicolò, che vediamo gli arbitri e c'è Bernie Fryer di mezzo, che è il capo arbitro, e da diversi anni che lui è nell'NBA, e questo è per tutto il movimento italiano. Tu devi pensare che lui è cominciato, è stato poi considerato uno dei quattro peggiori, parlo di 20 anni fa, di più, eccetera, messo fuori dalla rosa per un anno, è andato alla CBA, migliorato, tornato, ancora più bravo e rimane ancora. Cioè, è stato motivato lui per migliorare il suo rendimento, eccetera. Quindi l'NBA giustissima l'ha valutato, rivalutato ogni anno, eccetera. È stato uno dei migliori quattro CBA, rimesso all'NBA. Qui c'è, secondo me, una grande lezione. Quattro possono retrocedere, quattro possono essere promosse, eccetera, e tu mantieni, ricicli degli arbitri, come anche lui, eccetera, e quelli bravi, eccetera. Grande motivazione e sanno di essere sotto esame, come giocatore, come allenatore, ogni partita. Grande idea dell'NBA. Coach Mike Dunleavy studia l'allenamento, l'ultimo shoot around della sua squadra. Universal Sport Hall, come sempre, gremita. A questo proposito diciamo che il pubblico di Mosca ieri non è stato molto generoso con i Clippers. Diciamo che sono venuti a vedere i giocatori dell'NBA, ma sono venuti soprattutto a vederli battere. Chiaro, la squadra di casa, anche noi a Roma ieri sera, e giustamente i tifosi romani hanno messo un paio di decisioni arbitrali da plotone di esecuzione, fra l'altro da Greg Wilcard, il capo di quel trio di arbitri, due dall'NBA, uno dalla Serbia, eccetera, e Greg Wilcard ha fatto due o tre decisioni che io non ho condiviso assolutamente. C'erano, non so, 12-13 mila persone e il signor Wilcard ha sentito 12-13 mila fischi, questo poco ma sicuro. Ovviamente devo dire che a Roma ieri c'era atmosfera di festa, ok? Non ci sono dubbi, per vedere Steve Nash, per vedere Mike D'Antoni, Mike dopo la partita molto eloquente, tre parole, ha detto grazie Roma, grazie Virtus Roma, in bocca al lupo per questa annata, eccetera. Quindi c'è stata anche una parata di famosi personaggi lì, eccetera, c'è Walter Beltrone, la Melandri e tutti quanti, eccetera. Quindi molto importante, atmosfera di grandi eventi più che una partita. Però quando comincia a giocare. Phoenix ha cercato di fare un po' di spettacolo, soprattutto Steve Nash, qualche errore, eccetera. Però globalmente parlando si è visto, considerando la prima amichevole di Phoenix Suns, una buona partita. A proposito di tutti i grandi nomi che erano presenti ieri al Pallallottomatica, c'era anche David Stern, che abbiamo sentito, un David Stern che ci riporta alla mente la prima volta che l'NBA è andata in Russia, anzi allora nell'Unione Sovietica, il 1988, a rappresentare l'NBA gli Atlanta Hawks. Tre partite fra gli Atlanta Hawks e la selezione sovietica, che poi sarebbe diventata oro alle successive Olimpiadi di Seul, se vogliamo il punto in cui l'NBA decise di entrare nel mondo olimpico. Come detto, in quel viaggio era presente anche David Stern, erano gli Atlanta Hawks di Dominic Wilkins. David Stern, che cita questo episodio, questo viaggio nell'Unione Sovietica, come uno dei momenti più importanti, mentre qui vediamo il quintetto del CSKA, come uno dei momenti più importanti della sua carriera da commissioner dell'NBA, e ricorda ancora come allora
Lui disse: ci hanno portato a Kaunas, che per spiegarlo agli americani è come per dire andare ad Indianapolis negli Stati Uniti. È una città che vive per il basket. Oh, yeah, yeah. E ha raccontato come l'allora rappresentante del Partito Comunista cercò di intraprendere una polemica, una discussione sui Portland Trail Blazers di Sabonis. 17 minuti filati e loro vanno sotto lì, quindi un'idiozia che non ha paragone, ok? E quindi Thompson, anziché accusare David Stern, accusare l'Unione Sovietica o le Atlanta Hawks o qui e là, eccetera, avrebbe fatto bene a allenare meglio la sua squadra. Qualche piccolo cambiamento nello starting five dei Clippers, come detto, è inevitabile visto che hanno giocato meno di 24 ore fa. C'è soprattutto Sam Cassell, che ieri ha osservato la partita, J.R. Holden, che non abbiamo avuto occasione di vedere quest'estate con il CSKA in Italia a causa degli impegni con la nazionale russa. Pronti a saltare Kaman e Van de Spiegel, inizia la partita, il primo possesso è del CSKA. J.R. Holden consegna subito il pallone nelle mani di David Vanterpool, Van de Spiegel si affida invece a Smodish, l'uscita ancora da parte di Vanterpool, splendido taglio di Van de Spiegel, che però poi dimostra tutti i propri limiti proprio in questa mancanza di concentrazione, soprattutto quando deve chiudere. In ogni modo il possesso rimane al CSKA, altro possesso offensivo, il secondo consecutivo subito per iniziare la partita. J.R. Holden corto in uscita dai blocchi, stavolta i Clippers mettono la mano sul pallone, Sam Cassell subito a cercare Cattino Mobley, si lotta su un pallone vagante, fallo di Mobley in reazione ovviamente per la palla che sta sfuggendo, e lì fa il fallo netto a Susmode. Lui fa la faccia per anche avere qualche vantaggio dopo, ma fallo netto, non ci sono storie. Cattino Mobley sotto i 15 punti nella passata stagione, intanto altro fischio arbitrale stavolta contro Smodic, e forse qui vengono fuori i risultati della precedente polemica di Mobley con Smodic. Dicevo, Mobley sotto i 15 punti di media per la prima volta in sostanza dal suo anno da rookie, una stagione comunque positiva, mentre Cassell sbaglia, il rimbalzo è di Vanterpool, però Mobley che vuole sicuramente crescere rispetto alle cifre della passata stagione. Ora Smodic contro Brand, arbitri molto molto fiscali. Molto, ma anche visto l'altro ieri quando i 76ers hanno perso a Barcellona, molto fiscale, ha chiesto David Stern questo ieri, a lui piace, se c'è un fallo, fiscale fallo. Smodic si alza dalla grande distanza e segna la prima tripla, il primo canestro della gara, 3-0 il vantaggio CSKA. È Smodic, Mister Grandi Slam, se così vogliamo chiamarlo, a bagnare il referto per primo. L'uscita di Quinton Ross, inseguito molto bene però da Trajan Landon, lo spazio cerca di crearselo anche Elton Brand. Gran duello, secondo fallo di Smodic. Il secondo fallo di Smodic è Mattias, che è la chiave, infatti deve uscire adesso. E Tremessina stra preoccupato, molto ma molto, però qui viene dentro niente meno che David Anderson, che non è un brutto cambio, no, il miglior giocatore d'Europa 2 anni fa. Ancora i Clippers a cercare di mettere in partita Elton Brand, ora contro Anderson, buonissima difesa da parte del danese con passaporto australiano. Elton Brand, lo scarico per Cassell, lunga la tripla di Sam Ayemi, rimbalzo di Trajan Landon, l'apertura per David Vanterpool che rallenta i ritmi della gara. Landon per Anderson, è il suo tiro, lo prende, lo sbaglia, Cassell vola al rimbalzo, mani piuttosto fredde in questo inizio di partita, nei primi 2 minuti abbondanti un solo canestro. Elton Brand segna il secondo in faccia a David Anderson. Se lascia Brand tirare da questa distanza di 3 metri, ragazzi, lui ha una mano morbidissima. Il duello si ripropone nell'altra metà campo, Anderson però aspetta l'uscita di Trajan Landon, sul quale si è appiccicato letteralmente Quinton Ross. Evidentemente Mike Dunleavy si ricorda Trajan Landon. Yeah, assolutamente. E quindi anche un'altra
Altro rimbalzo del tackle, il CSKA, diversamente dalle altre squadre europee, sta andando a rimbalzare in una maniera veramente importante. Un'inquadratura in precedenza per Quinton Ross, che in quest'estate ha detto di aver lavorato moltissimo, soprattutto in sala pesi. Trajan Landon qui finta di sfidarlo, poi lo fa saltare un paio di volte, alla fine però non trova lo spazio per la conclusione. Lo trova J.R. Holden, la tripla è lunga, altro rimbalzo offensivo, stavolta garantito da David Anderson. Vanter Pulinala a giocare a due proprio con Anderson. J.R. Holden stavolta lascia letteralmente Quinton Ross. L'assist per Van de Spiegel, che stavolta è concentrato e segna la prima schiacciata della serie. Perché questa volta è schiacciato con due mani e non una mano. Cassell a cercare Mobley in post basso contro Vanderpool. L'avversario non è sicuramente dei più facili da affrontare in post basso, ma Mobley tira fuori un capolavoro e riporta i Clippers a meno 2. Van de Spiegel contro Kaman, vuole mettere palla per terra, poi ci rinuncia, ha bisogno dell'aiuto di Trajan Landon dall'angolo, stoppato da Quinton Ross. Grande difesa subito di Quinton Ross, sì, su Trajan Landon. Esatto, Quinton Ross veramente, e Landon qui una deviazione. Hanno incontrato per un attimo lì Sergei Panov, grande campione, le sue squadre hanno vinto gli ultimi 13-15 titoli della Russia, cioè compreso due con Drake Perm. Grande tiro. La tripla di J.R. Holden, e a differenza di quanto successo ieri alla Khimki, il CSKA sembra avere un'ottima mano dalla grande distanza, e questo, la difesa sul tiro perimetrale, è sempre stato un grande problema per le squadre NBA. Sam Cassell risponde portando l'avversario in post basso. Sam Cassell queste cose le ha sempre sapute fare, sì, molto bene. Uno dei piccoli che sa giocare spalla a canestro. Holden, il cambio della difesa losangelina, altra penetrazione, vorrebbe ancora Van de Spiegel. Stavolta lo spazio non c'è secondo gli arbitri. L'ultima deviazione è proprio dell'ex giocatore di Fortitudo e Roma. Forzatura qui a JR, qui vediamo qui che cerca di andare attorno. Thomas non ha le mani per tenere la palla, sciupera un'occasione. 8-6 il vantaggio del CSKA, ancora Mobley contro Vanderpool in post basso, stavolta forse spinge, il fallo è contro Vanderpool. Ettore Messina non è esattamente d'accordo. Né lui né... vediamo. Si è lasciato cadere, diciamo, Vanderpool, forse non fischiare sarebbe stata la soluzione migliore. Esatto, secondo me anche Vanderpool ha messo le mani sulla cintura dell'avversario per tirarlo addosso, per farlo fare sfondamento. Anche se non l'ha fatto, il fatto è che ha appoggiato la mano, l'arbitro fischia. Fischi anche da parte del pubblico moscovita, che già ci aveva abituato a questo comportamento nella partita di ieri contro il Khimki. Sbaglia Catino Mobley, ieri hanno tirato molto molto male i liberi i Clippers, in particolare Corey Maggedi, secondo libero per Mobley, per lui 84% in stagione regolare, stesso dato più o meno anche in carriera. Manda a bersaglio il secondo, 3 punti per un Catino Mobley discretamente attivo. Altro fischio arbitrale, secondo fallo anche di Catino Mobley. Vanderpool è un giocatore difficilissimo da marcare. Qui andiamo a rivedere, qui evidentemente Anche Vanderpool appoggiato la mano sinistra lì, che non si può fare, si chiama gancio in termini tecnici, cioè io uso la mia mano come un gancio per spostare il mio difensore per andare attorno a lui, e quindi gli arbitri fischiano questo, e questa volta non l'hanno fischiato, l'hanno visto, cioè questa è una svista arbitrale. Spazio per Sean Livingston, che naturalmente può giocare anche la posizione di guardia, ieri l'abbiamo visto a lungo playmaker, poi quando è entrato, mentre Van de Spiegel riesce a raccattare altri 2 punti, dicevo, quando è entrato Daniel Ewing, Livingston si è spostato in guardia anche con ottimi risultati, da ricordare all'alley-oop ispirato proprio da Ewing e schiacciato da Livingston. Palla recuperata grazie alla deviazione di Van de Spiegel, che vorrebbe affondare al volo. Bellissimo. Sbagliato il lob, il pallone in ogni modo procura 2 punti a Vanderpool. Grande idea, Van de Spiegel molto attivo e molto, molto coraggioso. Io ho sempre detto che Van de Spiegel è più adatto per l'NBA che per l'Europa, perché l'NBA può essere specialista in corsa, rimbalzi, stoppate, schiacciate e basta.
7 rimbalzi a 3, domina il Cesca sotto i tabelloni. Ora Van der Poel di fronte a Sean Livingston, aspetta l'uscita di J.R. Holder, che non ha lo spazio per il tiro, non sfrutta neanche il blocco di Andersen. Altro gioca 2, Van der Poel, Van de Spiegel, si preferisce però il piazzato di Andersen. 0 su 2 in questo avvio per Andersen, 12-6 in ogni modo il vantaggio della squadra moscovita. La lotta tra Keyman e Andersen, Keyman vuole disperatamente il pallone, i compagni lo ignorano, Sam Cassell di fronte a Holden lo vuole portare in post basso, alla fine si costruisce un tiro un po' forzato, arriva l'errore, la deviazione di Van der Poel e alla fine il possesso è del Cesca, che supera la metà campo con J.R. Holden. Rimbalzi Cesca sta giocando molto bene sotto le planche. Andersen qui rischia di perdere il pallone, mia, poi lo perde. Livingston in transizione, la deviazione da parte di Van der Poel, che prova immediatamente a ripartire. Grandi difficoltà per gli esterni dei Clippers. Grande mobilità di Van der Poel, grande mobilità di J.R. Holden. Questa è una squadra che obiettivamente è di un livello quantomeno paragonabile alle migliori squadre NBA. Ah, non ci sono dubbi, se loro giocano in NBA non fanno brutta figura. Quindi frazione, Van der Spiegel ha fatto un blocco non legale, sfondamento, c'è fallo in attacco, rimessa per i Clippers. Qualche fischio da parte del pubblico moscovita, qui andiamo a vedere come sposti effettivamente. Quest'anno Dominic Wilkins nell'Eurolega del 1996 in semifinale, aveva allora la maglia del Panathinaikos, in semifinale rifilò 35 punti al Cesca, poi trascinò letteralmente il Pana al primo successo nell'Eurolega in finale contro il Barça di Karnišovas. Sicuramente Wilkins MVP, era la squadra anche di Maliković in panchina, di Giannakis e Alvertis in campo, dunque un Dominic Wilkins che con la Russia ha un rapporto assolutamente particolare. E non dimentichiamo Stojan Vrankovic, anche la stoppata leggendaria e probabilmente non legale, anzi non legale, che ha fatto lui alla fine. Siamo pronti per tornare a giocare. Clippers in difficoltà soprattutto dal punto di vista offensivo in questo avvio di partita. Livingston e Cassell formano quello che potrebbe essere il backcourt titolare anche della squadra di Dallivi nella prossima stagione. L'impressione però è che i due saranno destinati, almeno per quanto riguarda lo starting five, più che altro ad alternarsi. Fallo speso da David Andersen sull'iniziativa di Livingston. Livingston è sopra i due metri, però ha una mobilità ovviamente da guardia. Ragazzi, dal mio stato di Illinois, non ha mai giocato a livello universitario, è andato a Central High School nella città di Peoria, nell'Illinois. C'è proprio vinto il titolo dello stato. Loro non era solamente lui come grande campione, ma diversi altri grandi giocatori. Livingston, che è stata quarta scelta assoluta nel 2004, nella passata stagione quasi 6 punti di media con 3 rimbalzi, 4 assist e mezzo, punti che sono diventati superiori a 7 di media nei playoff, tiratore non troppo affidabile diciamo dalla lunetta. In ogni modo, dopo un breve conciliavolo si è deciso che il bonus non era stato esaurito e quindi soltanto rimessa in zona d'attacco per i Clippers. Cassell va da Brand, ancora la mano di Van de Spiegel, che sta difendendo in maniera incredibile in questo avvio. Papa Lucas ha già trovato il modo di entrare in campo. Van de Spiegel è una furia. Non è lui, è un imposto, che ne so io. Guarda, Thomas, agilità, forse passi non fischiate, è andato a canestro con abbastanza forza. E io ho detto diverse volte, gli scout NBA chiedono, ho parlato anche con Mike di questo, però ovviamente vedono lui limitato l'attacco, e è perfetto per voi, un cambio, cioè che viene in campo, che corre, che è intelligente, piglia in base, cioè... Diciamo che forse per i parametri NBA gli manca qualche muscolo. Probabile, però anche come Nesterovic quando è andato in NBA, tanto per citare. A bersaglio il primo libero di Thomas Van de Spiegel, 28 anni, nazionalità e natali belgi. A bersaglio anche con il secondo. Dal 2001 al 2004 ha giocato con la maglia della Fortitudo, poi il
nel 2004 a partire da febbraio il passaggio a Roma. Intanto zona del Cesca molto molto presto nella partita. Cambiare approccio alla partita. Sam Cassell con la conclusione, in precedenza però era arrivato il fischio, dovrebbe essere il primo fallo di Theodoros Papaloukas, un giocatore che nella passata stagione ha vinto praticamente tutto e a partire dal 2005 è stato inserito nel migliore quintetto degli europei. Sì. Poi pochi giorni fa, poche settimane fa, è stato inserito nel migliore quintetto dei mondiali nipponici. Nel frattempo ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Quinton Ross quest'anno non sarà solo un cambio, ma vuole diventare un fattore. Guarda, adesso lei guarda che eleganza con cui fa questo movimento, complimenti a lui. Nella passata stagione 22 minuti di media, Trajan Lennon con la prima conclusione della sua partita, l'ultima deviazione del piede di Chris Kaman. Ha trovato posto in campo anche un giocatore che abbiamo imparato a conoscere nella sfida contro il Monte Paschi, ovvero Anton Pankrashov, che allora aveva fatto veramente una grandissima impressione. Se vogliamo, insieme a Voroncevic, è l'acquisto più notevole di una squadra che non è cambiata molto. Assolutamente, la butta contro l'avversario Papaloukas, che lui è artista di questo, e poi cerca di prendere la palla e segnare prima che le altre vedano. Non è andata bene questa volta. Ma meno male non ho chiamato Pankrashkin una volta quando lui giocava quel lungo russo sovietico con i baffi eccetera. Invece Pankrashov qui siamo a posto. 3 su 11 dal campo per il Cesca, 4 su 8, appena 8 conclusioni in 9 minuti di gioco. Questa è ad altissima percentuale. Sì. Sean Livingston, linea di fondo è affondata. Well, esattamente, Papaloukas non ha difeso bene questa volta, perché basket internazionale è faccia a faccia, petto a petto, eccetera, non ha fatto. Eccolo qui Pankrashov che cerca David Andersen, ha lo spazio per tirare, ci ha già dimostrato di non fidarsi moltissimo del proprio piazzato. No. Qui prova a penetrare, Van der Spiegel mette le mani sul rimbalzo ma non riesce a chiudere. Livingston che cerca il nuovo entrato Tim Thomas. Wow. Che viene salutato da Van der Spiegel, stoppata. Ma Van der Spiegel sta giocando una partita, ragazzi, che fa paura. Tim Thomas che è senza dubbio il volto nuovo di questa squadra, chiamato sicuramente per cancellare l'addio a Radmanovic, ma anche per dare una dimensione superiore a quella che ha avuto Radmanovic nelle passate stagioni. Sì. Un Tim Thomas che negli scorsi playoff ha dimostrato di essere un fattore offensivo di grandissimo livello, 15 punti abbondanti di media, ma anche di saper difendere praticamente tre posizioni, dall'ala piccola al centro. Tim Thomas ha fatto uno straordinario lavoro con i Suns. Grandissimo lui, perché è arrivato lì fuori condizione per il gioco dei Suns, si è messo in condizioni fisiche e è stato un fattore loro marcia nei playoff, molte grazie a lui. Sicuramente è stato decisivo nel mandare al supplementare la gara che poteva spezzare i sogni dei Suns, ovvero quella dello Staples Center contro i Lakers. Gara 6, i Lakers erano veramente a un passo dal derby losangelino. Arrivò la tripla di Tim Thomas, un rimbalzo offensivo concesso dalla difesa dei Lakers, e da quel momento, se vogliamo, la stagione dei Suns ha avuto veramente una svolta. Sono arrivate altre 7 partite anche contro i Clippers. A proposito dei Clippers, la difesa, fare un cambio difensivo oppure non far cambio, lui va dentro da solo. Coach Mike D'Alevi ha chiamato anche Corey Maggheri in campo. Papaloukas intanto attende in lunetta. Teo Papaloukas che ha dichiarato, ha giocato naturalmente con molti giocatori dell'NBA, ma non ho mai affrontato una squadra NBA, per me sarà una grande emozione, però tengo a precisare che anche loro dovrebbero essere emozionati a giocare contro di noi. Grande frase, Papaloukas mi piace troppo. A bersaglio con entrambi i liberi Teo Papaloukas, sono i primi punti della sua partita, lui che è stato MVP nel Final Four di Praga, 19 punti in semifinale contro il Barça, 18 contro il Maccabi. Anche a livello di intensità e di leadership, il vero dominatore
di quelle Final Four. Team Thomas è molto temuto per come tira, però quando si avvicina a canestro non è sempre male. No, assolutamente, che ecco, Team Thomas. Team Thomas è capace, uno di quei giocatori con due dimensioni, spalla canestro pivot basso, faccia canestro tre punti, cioè l'ha dimostrato l'anno scorso. Tiratore da 67% dalla lunetta nella passata stagione. Cifre nettamente inferiori a quelle di carriera. In carriera tira col 76% dai liberi. Qui converte il gioco da tre punti, sono i primi tre della sua partita. J.R. Holden fronteggia Sam Cassell, arriva il blocco di Kurbanov. J.R. Holden ha lo spazio per il tiro e non si lascia pregare, il rimbalzo è di Kamen, subito il pallone consegnato a Cassell. Cassell contro Pankrashov, veramente due generazioni a confronto, il ventenne Pankrashov contro il quasi 37enne Sam Hayem. Arriva l'errore di Cassell, adesso Cassell è costretto a inseguire sui blocchi quello straordinario giocatore che Theo Papaloukas, altro assist, stavolta ne approfitta David Anderson. Well, le giocatori NBA devono gli incubi di lui dopo il mondiale, che lui li ha fatto secco con il gioco 2. Livingston per Kamen, esagera col no look, in transizione va semplice invece Papaloukas. Pankrashov preferisce ragionare, ancora Papaloukas in post basso contro Livingston, qualche problema, Livingston tiene benissimo. Pankrashov si prende il primo tiro della serata e obiettivamente anche il tiro non è male. Ma abbiamo detto che rinunciava a un tiro una volta, forse senza fiducia. Questa volta il tempo stava a scadere, adesso ha speso un fallo, però complimenti a lui. 3 su 6 il bilancio dalla grande distanza del CSKA in questo avvio, e qui Ettore Messina sembra dirgli: perché non ragioni? Esatto, lo sta dicendo proprio così. Ricordo quello che abbiamo fatto in allenamento. Dave Anderson fa un riposo, tutto questo con Mattias Modis in panchina. Questa fa impressione di questa squadra. L'anno scorso hanno vinto tutto il Grand Slam senza David Anderson, che a gennaio si è spaccato veramente, rotto malissimamente, ok? Adesso è guarito, e quindi vincere senza quello che io consideravo il miglior lungo sicuramente in Europa, se non il miglior giocatore, è un'impresa. E quindi qui senza Smoltz, con ovviamente col grande David Anderson in campo, stanno facendo grandi cose. Con un po' di fortuna Livingston manda a bersaglio il primo libero, è entrato anche Daniel Ewing e dunque dovrebbe rilevare in tutto e per tutto Sam Cassell, lasciando Livingston in guardia. Molti meno problemi nel secondo libero per Livingston, 4 punti per lui fino a questo momento, 5 da recuperare per i Clippers, che a loro volta si mettono a zona. Kurbanov dalla grande distanza può punirli, sbaglia Kamen al rimbalzo, Livingston sull'apertura, ma Gedi come sempre corre sulla fascia laterale, stavolta non c'è lo sviluppo del contropiede. Team Thomas per Maghedi proprio sulla linea di fondo, la buona difesa del CSKA che però poi lascia scoperto il centro area, ne approfitta Kamen. Se tu lasci il tuo uomo per andare a fare, e qui Kamen approfitta del fatto che Van Spiegel era fuori per aiutare. Pankrashov ormai ha preso coraggio, stavolta la sua tripla è corta, la regia russa va comunque a cercarlo. Ora Livingston per un attimo pensa di sfidarlo, poi aspetta il blocco di Team Thomas, classico pick and pop di Team Thomas che non riceve altra, piccola ingenuità, e Livingston potrà tornare in lunetta. Esatto, vedete, fallo speso male. Stavolta è di Nikita Kurbanov, uno dei prodotti dell'immenso e molto produttivo vivaio del CSKA. Qui andiamo a rivedere, vuole mettergli la mano in faccia, poi abbassa all'ultimo momento la mano stessa e dunque concede due liberi a Livingston. Anche Nikita Kurbanov è appena ventenne, e quando diciamo appena intendiamo nel senso più proprio del termine, perché ha compiuto gli anni appena il 5 di ottobre. Un giocatore sicuramente molto interessante anche lui, che si è messo in discreta evidenza agli europei under 20 dell'anno passato. Intanto 2 su 2 di Sean Livingston. È importante per questo, per Messina sta facendo una cosa che io approvo 100%, 21-20 per CSKA. Sta mettendo tutti in campo nei primi due quarti di gioco, primo quarto in questo caso qua, così se vanno dentro la parte fine della partita sono riscaldate, capiscono le storie.
Keyman alla fine si impossessa del rimbalzo, ultimi istanti del quarto. Né Keyman né Livingston avevano ben presente il cronometro. Suona dunque la sirena senza che neppure i Clippers riescano a lanciare per Shaun Livingston. Attacchi comunque molto molto equilibrati. I due allenatori hanno già fatto ricorso ampiamente alla panchina. Dalla panchina è uscito anche Shaun Livingston, perché oggi il posto di titolare toccava a Sam Cassell. Intanto sfortunato McGary dall'angolo, il rimbalzo è russo, può ripartire Vanterpool. Well, le due difese stanno difendendo bene, per questo le percentuali non sono alte. Trajan Landon scambia con Vanterpool, 7 su 15 dal campo per i Clippers, che è diventato ora 7 su 16, 7 su 23 addirittura per il Cesca. Un Cesca che sta tirando male soprattutto vicino al canestro, 4 su 14 da 2, mentre qui andiamo a rivedere lo sfondamento di Vanterpool. Bravo McGary. Sì, sì, va. Bellissimo passaggio, però sfondamento. Quando fai queste penetrazioni, oggi bisogna fare quello che si dice, cambiare l'orizzontale in verticale subito, cioè non continuare orizzontale in avanti. C'è ora Trajan Landon su Livingston, portato letteralmente via dal blocco di Brand. Ottimo taglio di McGary, che però non riesce a chiudere. Landon in transizione vuole aspettare Smodish, che cerca posizione in post. Contro di lui, come detto in precedenza, Tim Thomas, che difende piuttosto bene, forse anche un po' troppo aggressivo. Alla fine arriva il fischio arbitrale. Smodish è uno che sa giocare, è proprio pivot basso, finta, protegge la palla, va su, subisce fa. Forse il fallo è più di Livingston, che gli arriva da dietro, che non di Tim Thomas, anche se temo che gli arbitri abbiano alla fine punito l'ex Sun. Una carriera iniziata nell'NBA nel 1997, ha visto molte squadre, Philadelphia, New York, per un attimo nella passata stagione anche Chicago, ma soprattutto viene ricordato per i suoi anni a Milwaukee, dove coi Bucks giocava insieme a Sam Cassell. Lui ha detto, ovviamente ci conosciamo molto bene, a memoria non erano proprio amici all'epoca. No, i tempi cambiano. Intanto a bersaglio col secondo libero Matthias Smodish, 1 su 2 per l'ex Virtus e Fortitudo Bologna. Altra palla persa da parte dei Clippers. Vanderpool può ripartire, allo spazio, prende la conclusione e sbaglia. McGary fatica a tenere il rimbalzo, che però scivola nelle mani di Tim Thomas, e può partire ancora una volta Shaun Livingston. Cerca posizione in post Brand, alla fine ci si affida a Tim Thomas, rischio di sfondamento, ma alla fine riesce a controllare il corpo e i polpastrelli. Era molto similare a un paio di altre cose, vediamo qui. È andato più verticale rispetto a Vanterpool. Bisogna sapere, orizzontale e verticale. Smodish dalla grande distanza, si guadagna 3 tiri liberi. Matthias Smodish, mentre vedete qua l'arbitro che segnala al tavolo i 3 tiri liberi, un Matthias Smodish che abbiamo definito Mister Grandi Slam, che insomma ne ha ottenuti 2 con 2 squadre diverse, l'anno passato con la Cesca, ma non dimentichiamo quello del 2001 con la Virtus. Giocatore importante che ne ha fatto anche David Anderson, anche se l'anno scorso infortunato, con le stesse 2 squadre. E Šarūnas Jasikevičius, che ha fatto 1 con Barcellona e 2 con Maccabi Tel Aviv, vuol dire la Coppa, Coppa Italia, no, qui è Coppa Israele in quel caso lì, titolo di Israele e ovviamente Eurolega. A Barcellona ha fatto la Coppa del Re, che è la Coppa Spagna, playoffs di Spagna e la Coppa di Campione, cioè l'Eurolega. Smodish 2 su 4 dalla lunetta quest'oggi, tiratore da 72-73% nella passata stagione, ne sbaglia un altro, ma il rimbalzo è di Van de Spiegel. Trajan Landon torna con calma da Vanterpool. Livingston cerca di capire come si svilupperà il gioco, cerca di guardare se arriverà il blocco. Trajan Landon si muove proprio davanti a Vanterpool, ma alla fine il pallone è per J.R. Holden, lo carico per Van de Spiegel, che stavolta non riesce a controllare sulla fascia destra, per così dire, ancora Corey McGary, che stavolta riesce a chiudere. Molto bravo McGary, guarda questo controllo di corpo, senso di posizione, protezione della palla. Voi bambini, quando andate a canestro, vai così.
in uscita dai blocchi, Trajan Landon. Era un tiro che secondo le regole europee sarebbe valso 3, stavolta aveva i piedi sulla linea da 3, ma sono movimenti che Trajan Landon esegue in maniera veramente perfetta. Esatto, ripasso in testa da Cesco. Ancora uno scarico lontano da parte di Brand, Tim Thomas si affida a McGarry, contro di lui c'è Vanderpool, accenna l'aiuto Smodish, alla fine Tim Thomas prende una tripla completamente senza ritmo, la sbaglia, il rimbalzo è di J.R. Holden, statunitense di nascita di Pittsburgh, ma ormai russo a tutti gli effetti. Smodish in post basso si muove bene, tira male, ingenuità qui di Tim Thomas che perde l'equilibrio e regala un pallone al Cesca. Fa una risata, un sorriso Tim Thomas che sa di aver sbagliato. Comunque si nota anche la bandiera della Russia sulle divise proprio dei Clippers, sui fianchi, dice, le costole e anche le lati dei pantaloni. NBA ha fatto questo per ogni squadra che gioca qui, quindi molto, grandissima idea, fatta molto bene. Ma cosa vuol dire? 2 milioni di euro. Magari anche qualcuno di più. Yikes, ok, va bene, complimenti. Però lo chiamiamo se vuoi e gli chiediamo... Theodorus, ci dica tutto. Musica intanto a Mosca. Beh, è una partita che è iniziata sicuramente in maniera molto brillante, però le difese stanno avendo per il momento un discreto vantaggio sugli attacchi. Le due squadre hanno interpretato questa gara subito molto seriamente. Abbiamo detto rotazioni sin dall'inizio delle panchine, però sembrano tenerci le due squadre. Sì, assolutamente. Non c'è una rimessa quasi fatta male. Smodish, peraltro, prima della partita ha dichiarato: non ci siamo preparati, non abbiamo studiato i loro giochi. Certo, ci teniamo a fare bella figura, ma non la consideriamo una partita fondamentale per la nostra stagione. Smodish che qui riceve in post basso ancora contro Tim Thomas, stavolta si affida a David Anderson. Molto Brand ben... si è staccato un attimo e David Anderson ha punito. Molto ben fatto. Certamente l'NBA è molto impressionato di questi lunghi che tirano così. Guarda Nowitzki adesso fa scuola in NBA. Vedere Anderson mica tanto differente. McGarry cerca spazio in post basso, ancora una volta la vittima di questi post bassi è Vanderpool, che è costretto a difendere questa situazione sin dall'inizio della partita. Qui spende un altro fallo, cerca di lottare con McGarry, si allaccia un attimo e arriva il fischio. Boh, McGarry è più potente, più alto, più fisico di lui, più pesante. Livingston per Tim Thomas, che non ci sta facendo vedere la sua grande mano dalla lunga distanza, si avvicina molto spesso a canestro, rimbalzo di Brand, un altro errore, ora anche sotto i tabelloni, i Clippers riescono sicuramente a incidere di più, Trajan Landon per Vanderpool, Smodish si allontana e lascia il lato libero per Vanderpool, fischio arbitrale, Ewing viene premiato per la sua difesa con un fischio per sfondamento che possiamo rivedere. È il secondo contatto che ha spinto gli arbitri a questo fischio. Già al primo obiettivamente ha allargato un attimo la mano, nel secondo è stato più l'impatto che non l'effettivo valore della spallata. Veramente non mi sembrava, cioè una cosa da magari lasciar perdere. Livingston aspetta l'uscita in punta ancora di Tim Thomas. Ewing, che non è ancora entrato nei giochi offensivi dei Clippers, cerca nuovamente Livingston, grande pressione di Trajan Landon, non basta neppure il blocco, arriva il cambio della difesa russa, qui Trajan Landon si vede accanto a Brand, sceglie di spendere il fallo. Noel a Brand non lo mangia se prende la palla, e quindi tatticamente Trajan ha detto: ma facciamo rimettere la palla, riorganizziamo noi la difesa, non siamo nel bonus, ovviamente un fallo più vicino al bonus, ma non ancora. Brand è pronto a piazzare un altro blocco per Sean Livingston, brutta iniziativa di Ewing, palla persa, J.R. Holden, Trajan Landon in transizione, sbaglia Kaman al rimbalzo, erano tutti in piedi a Mosca, Trajan Landon in quella situazione in particolare è veramente mortifero, è tornato anche Mobley che passa il pallone a McGarry, un altro errore, Kaman si batte bene a rimbalzo ma stavolta non può arrivare sul pallone stesso, dunque rimessa a favore del Cesca.
fase della partita in cui entrambe le squadre fanno veramente molta molta fatica, molta a segnare. Si sono capiti, hanno studiato mentalmente le schemi dell'altra squadra, sì, di istinto più che di preparazione. David Andersen ancora con spazio, questo è un tiro che non si può concedere a Andersen. 6 punti per lui, 3 conclusioni per certi versi molto simili. Livingston sotto la pressione di J.R. Holden fatica a superare la metà campo, poi trova Mobley ad aiutarlo. Brand esce veramente lontanissimo dal canestro, l'anticipo di Smodish gli impedisce di ricevere il pallone. Allora si torna da Livingston in post basso, splendido lo scarico per Kamen che sbaglia. Brand è pronto, riceve il pallone, non riesce a chiudere, ma almeno porta a casa 2 tiri liberi. 2 tiri liberi, veramente questa volta l'unica volta finora che Cesca si è addormentata. E poi con Brand in mezzo bisogna non addormentarsi. Posso dire che magari la difesa dei lunghi, in particolare del Cesca, avevano dato per acquisito il canestro di Kamen. Esatto, sembrava facile appoggiato, invece è andato fuori. Brand, che è aggressivo in queste cose, ha detto ci penso io. Elton Brand, 10 rimbalzi di media nella passata stagione, chiusa oltre i 24 punti di media, anche 2 stoppate e mezzo, 2 assist e mezzo, una stagione letteralmente straordinaria, soprattutto la prima metà lo aveva addirittura candidato al possibile ruolo di MVP. Un Elton Brand che è cresciuto moltissimo quando è arrivato nella Lega, prima scelta a Chicago nel 99, in molti avevano qualche dubbio sulla sua efficacia e soprattutto sulla sua capacità di giocare il ruolo di centro. Lui, che è poco superiore ai 2 metri, in realtà ha dimostrato di poter giocare centro, ma soprattutto di essere un'ala forte di grandissimo impatto. Ha fatto tutti e 2. Comunque Cesca non ha ancora riscaldato la mano. Se loro riescono a farlo, attenzione. Siamo entrati nella seconda metà del secondo quarto. Catino Mobley torna a segnare aiutandosi col tabellone. I Clippers sono ora a un solo punto di distanza. È tornato anche Papaloukas in campo. Qui vede una corsia centrale completamente libera e cerca di tirarne fuori 3 punti. Eccolo qua Papaloukas, il fallo dovrebbe essere di Brand. Livingston aveva paura del blocco di Smodish, l'ha abbandonato, il fallo è naturalmente di Kamen. Qui andiamo a rivedere, potenziale gioco da 3 punti per Theo Papaloukas, primo canestro della sua partita. Qui vediamo anche le cifre della partita fino a questo momento, notevole, l'8 su 22 dentro l'arco del Cesca. Alla fine Cassella ha detto, una città meravigliosa, praticamente assomma le bellezze di Las Vegas e di Miami. Questo. Dove l'ha vista Las Vegas? Magari Las Vegas più che Miami, ma Miami... Allora, Las Vegas è sul deserto, Miami è sull'oceano, Sam ha bisogno di qualche ripasso in geografia. Lasciamogli andare Las Vegas perché magari il Cremlino gli è sembrato uno degli alberghi di Las Vegas. Può darsi. Ma Miami è veramente curioso. Intanto chiude il gioco da 3 punti Theo Papaloukas, 5 per lui, come, scusate, 4 di vantaggio invece per il Cesca. È tornato Sam Cassell, è tornato a zona il Cesca di Messina. Kamen sulla buona difesa di Smodish va corto, alla fine l'ultima deviazione però è russa e dunque il possesso rimane ai Clippers. Brand e Cassell, che ieri soprattutto in difesa ma anche nella metà campo avversaria hanno letteralmente dominato, soprattutto quando non c'era in campo Podkolzin, oggi fanno decisamente più fatica. Sì. Parlando di questo paragone Mosca-Miami, la mia sentenza è questa qui. Quando, in inverno, quando è meno 30 a Mosca e più 30 a Miami. 60 gradi di differenza. Brand con un tiro un po' particolare, aspettava forse il fallo di Van de Spiegel. Kamen però lo conosce molto bene, trova il pallone, trova anche i 2 punti, torna a meno 2 il Cesca. Un Kamen che continua a migliorare stagione dopo stagione, mentre Smodish molto non ha bene. Mai smesso di essere un campione. Grande movimento, 2 punti anche per lui. Bel passaggio a lui, grande decisione, un arco baleno, niente da dire.
7 punti già per Mattias Smodic, che qui vola a rimbalzo e apre immediatamente per Theo Papaloukas. Arriva il blocco di Van de Spiegel e giochi a due di Papaloukas. Sono sempre uno spettacolo. La regia russa se l'è persa, Van de Spiegel no. No, no, no. Van de Spiegel, vieni qua, amico. Grande colpo di petto. Cioè. E qui Kamen sente la voce di Sam Cassell. Altro capolavoro veramente. Poi Van de Spiegel stavolta ha veramente le mani forti sul pallone. Non si lascia impressionare da Kamen, resiste al contatto e crea un altro potenziale gioco da tre punti. Lasciamo potenziale vista l'esecuzione del libero. Mamma mia, Thomas. Thomas Van de Spiegel, 39% dalla lunetta nell'Eurolega della passata stagione. Diciamo che i liberi sono sempre stati un po' il suo incubo. In ogni modo, stavolta diciamo che lo perdoniamo per quello che aveva fatto in precedenza, come così lo perdonerà Ettore Messina. Sam Cassell vorrebbe disperatamente Brand, alla fine lo trova. Il gioco a due con Kamen che sbaglia, Papaloukas a rimbalzo e subito a lanciarsi in contropiede. Un po' di spettacolo, Pankrashov con la tripla corta, Kamen è superato a rimbalzo dal piccolo Catino Mobley, ora la pressione ancora di Pankrashov proprio su Mobley, la lotta in post tra Brand e Smodic è qualcosa di incredibile, il fischio va contro Smodic ed è un fischio anche in questo caso piuttosto dubbio. Well, Smodic è uno che cerca questi ganci, questi contatti, ma Brand li fa una combinata, ovviamente Smodic. Diciamo che Smodic aveva già fatto due o tre falli, però quando hanno fischiato gli arbitri il fallo era di Brand. Sì, esattamente. Qui va a discutere con l'arbitro che lo ha pescato, per così dire, in fallo. Ettore Messina non sembra avere argomenti da aggiungere. J.R. Holden torna in panchina, Smodic è arrabbiatissimo. Sam Cassell contro Trajan Landon, lo porta vicino a canestro e va a bersaglio. Sam Cassell che deve restituire un minimo di fluidità all'attacco dei Clippers, molto molto in difficoltà in questo secondo periodo. Spazio per Kurbanov che però preferisce il penetra e scarica. Pankrashov porta vicino a canestro Mobley, non esiste aiuto, altri due punti per il biondo. Molto efficace, passo di coccio. Ex Spartak di San Pietroburgo, dove ha giocato nelle ultime due stagioni, quasi 10 punti di media nella Superliga russa. 20 anni, come detto, intorno ai 2 metri, una point guard, se vogliamo chiamarla all'americana, veramente molto molto moderna. Sì, lui ha un grande potenziale, grande futuro, è un prototipo del futuro del basket europeo, assolutamente. Ed eccolo qua Sam Cassell, che di futuro ne ha decisamente meno, ha avuto un grandissimo passato e ha ancora un grande presente, compirà 37 anni a novembre, gioca nell'NBA già dal 1993 e la sua carriera rimangono ovviamente da segnalare mentre va a bersaglio col primo libero, le 3 stagioni iniziali a Houston, poi le 4 di Milwaukee. E invece nelle stagioni precedenti alla passaggio ai Clippers, ovvero dal 2003 al 2005, aveva provato l'avventura in quel grande progetto che erano, purtroppo erano, i Minnesota Timberwolves. Esatto, esatto. Comunque, esatto, cioè, autodistruzione lì da parte loro. Ma questa è una crescita importante per Cesco. Kurbanov si affida a Papaloukas, il blocco appena accennato di Van de Spiegel, altro fallo della difesa dei Clippers. Sì. E diciamo che siano i Clippers, che sia Team USA, questi pick and roll di Papaloukas non vanno veramente giù alla difesa. Non ne digeriscono, assolutamente. Soprattutto Brand, che è stato veramente infilzato 3-4 volte lì in Giappone con questo mondiale qui, e soprattutto tragico con lui. Marcava uno che faceva il blocco e poi si metteva indietro per tirare da tre e lui accompagnava il playmaker sotto canestro, caccia la palla indietro, tiratore, ciao. 4 su 4 lunetta per Papaloukas, 6 punti, arriva il primo errore ai liberi, si batte Van de Spiegel, alla fine recupera un pallone ma si prende la stoppata
di Keyman, che si è veramente stancato di vederlo lottare su ogni pallone. 5 di vantaggio per il CSKA. Keyman ora vorrebbe fare qualcosa che evidentemente non è nelle sue corde, il solito difetto di mettere palla per terra nell'area avversaria. Pokrashov va a bersaglio, vale il canestro e c'è anche il fallo. Pokrashov sta giocando non bene, benissimo, guarda che subisce la carica, si concentra, allunga la mano, tocco sulla palla, occhi fissati sul bersaglio, molto bravo. Time out, Mike Dunleavy, 41-34, 7, massimo vantaggio per il CSKA. Ma anche i Clippers, che sono buoni atleti, hanno buona disposizione difensiva, stanno cercando di fare le cose giuste anche in difesa, quindi fanno CSKA lavorare tanto per ogni canestro. 8 punti di Van de Spiegel, sicuramente non attesi, ci sono anche 7 di Smodish, altrettanti di Pokrashov, che come detto ora può aumentare il suo bilancio col primo viaggio in lunetta. L'ex Spartak San Pietroburgo ha l'opportunità per allungare ulteriormente il divario tra le due squadre. Sono ora 8 i punti di vantaggio del CSKA e dalla faccia di Sam Cassell posso immaginare che i Clippers comunque questa partita non la vogliono perdere a nessun costo. No, no, non vogliono perdere. Sam Cassell è un competitore. Guarda qui, Sam Cassell, palleggio, resto, tiro, cadendo indietro, 2 punti, ossigeno. Un movimento che avremmo visto fare un milione di volte a Cassell durante la sua carriera, è premiato dai ferri, l'uscita dai blocchi proverbiale di Trajan Lendl. Lui è specialista in questo e questa volta l'ha fatto vedere, ha sbagliato un paio di queste la prima parte della partita, ma questa volta no. Tornano 8 i punti di vantaggio del CSKA, la battaglia fra Pokrashov e Cassell. Qui Cassell è molto molto bravo a bloccare Van de Spiegel, a dare qualche metro di vantaggio a Chris Kaman, che porta a casa 2 liberi. Quando Van de Spiegel in ritardo arriva su di lui, 2 liberi di Kaman molto molto preziosi. Penso che abbiamo visto un'inquadratura dell'allenatore del Kimoska, che sta qui a osservare, fare gli appunti eccetera. Kaman non perdona i liberi. Primo a bersaglio, tiratore da 77% nella passata stagione, in carriera 72% dalla lunetta, noto a Los Angeles ormai come The Caveman, sono i Caveman Crazy, Caveman per tradurlo nel modo più semplice, il cavernicolo, e c'è ha una sezione dei tifosi dei Clippers praticamente dedicata esclusivamente a lui. Qui sbaglia il secondo libero, Kurbanov riesce in un modo o nell'altro a prendere il controllo del pallone, 7 di vantaggio per il CSKA. Abbiamo visto anche l'inquadratura e qui è un'altra battaglia di Van de Spiegel, un'inquadratura di Stanislas e Ehriman, eccellente giocatore di CSKA, ex allenatore di CSKA, ex allenatore della nazionale, eccetera. Quindi anche lui in tribuna, perché ovviamente come ieri a Roma c'erano tanti personaggi, inutile cercare di raccontare tutti, tante persone importanti del basket italiano. Van de Spiegel in post basso, torna da Kurbanov, Trajan Lendl, dalla grande distanza, si è scaldata la mano dell'assassino dell'Alaska. Esatto, da più 7 a più 10 adesso, massimo margine per la parte di CSKA e Clippers un po' in difficoltà. Cassell, come spesso accade, cerca di risolvere in prima persona tutti i problemi della sua squadra, stavolta trova un'ottima spalla in Chris Kaman, già 7 punti per lui, ma ancora 8 da recuperare per i Clippers, che qui si perdono letteralmente, fanno impazzire tutta l'arena. Papa Lucas. Grande Papa Lucas, veramente sfrutta il blocco, è lui che è capace di queste cose qua. Va dentro, schiaccia, veramente un'entrata devastante per loro contro la difesa dei Clippers. Mobley senza ritmo, senza ferro, Papalukas in transizione, stavolta si guarda troppo intorno, Kaman recupera il pallone, poi va in palleggio facendo un'ingenuità pazzesca. Mamma mia, ma io ti dico una cosa, noi vediamo i Clippers eccetera, cioè non ci sono storie qui. Io ti offro 2 giocatori, uno sulla mano destra e sulla mano sinistra, Kaman e Van de Spiegel. Io prendo Van de Spiegel. Ovviamente per quello che abbiamo visto oggi, Kaman, che comunque sta giocando una discreta partita,
soffre moltissimo Van de Spiegel, ha dimostrato molta minor lucidità. Esatto, ma Van de Spiegel 2,16, e grandi strutture fisiche, non potente, ma Longeline velocissimo e grande stacco da terra. Ancora Papaloukas a gestire l'ultimo possesso del secondo quarto, chiama il blocco di Van de Spiegel, stavolta non c'è bisogno del cambio. Pankrashov con una grande conclusione, è la tripla del più 13, impazzisce il pubblico moscovita, si chiude così il secondo quarto, si va all'intervallo con il Cska. Questo uomo qui, posso scegliere lui finora? MVP della partita. 8 punti per Thomas Van de Spiegel nella prima metà di gara, iniziato però il terzo quarto, proprio Van de Spiegel in possesso del pallone ad aspettare l'uscita dai blocchi di Trajan Landon, molto aggressivo su di lui, come a inizio partita Quinton Ross che spende il fallo e dunque rimessa in zona d'attacco a favore dei moscoviti. Funterpool anche ha giocato una prima metà di gara molto molto lucida, sicuramente non appariscente ma di grande impegno soprattutto in difesa, la stoppata di Brenda ai danni di Smodish, il possesso però rimane al Cska. Smodish deve stare attento ad avvicinarsi a quel ferro. Lui doveva fare con la mano sinistra o un finta passo di incrocio e tornare al lato originale, quasi il canestro è sotto da Funterpool. Adesso ci va Smodish al canestro come doveva andare, deciso. E stavolta la stoppata di Kejman è fallosa, andiamo a rivedere proprio il movimento dello sloveno, abbassa il braccio Kejman e arriva immediato il fischio arbitrale, obiettivamente ineccepibile. Smodish dunque si presenta alla linea dei liberi, come detto tiratore da 72% in Eurolega, 73% invece nella Superliga russa. Qui sbaglia il primo libero, 7 punti per lui nella prima metà di gara. Torna immediatamente in campo anche Tim Thomas, problemi di falli per Kejman e questi sono sempre problemi che ovviamente il biondo giocatore dei Clippers si porta dietro per tutta la stagione. A bersaglio intanto il secondo libero di Smodish, ulteriore massimo vantaggio Cska, 53-39, 14 lunghezze, soprattutto per una partita per certi versi, ovvero il verso dei Clippers a punteggio basso, iniziano a essere tanti. Cassella riprende da dove aveva interrotto prima dell'intervallo, portando in post basso gli avversari che si trova davanti, nella fattispecie J.R. Holden, stavolta va corto con la conclusione. Ancora Smodish che ha iniziato con grande veemenza questo terzo quarto, stavolta ha rischiato qualcosina e temo che gli arbitri abbiano punito lui. No, assolutamente, hai fatto marci, guarda qui, ti dico esattamente dove, qui fino bene, sposto l'uomo e poi salta e indietro è esposto l'uomo nella seconda volta. Che Mattias aveva fatto i falli, non ci sono dubbi, ok? Quarto fallo per Mattias Smodish che va immediatamente in panchina. Ricordiamo che questo NBA Live Europe ha delle regole particolari, per così dire, un misto tra quello che è il basket FIBA e il basket NBA, nella fattispecie ovvero quella dei falli a disposizione. Si eredita il numero dalla NBA, sono 6. Intanto Cattino Mobley a bersaglio, anche un colpo ricevuto, qui vediamo Trajan Landon va per l'anticipo ed è battuto. È battuto nettamente, comunque sempre più 12 per Cska e sempre questo gioco con il piccolo pivot basso, piccolo per modo di dire. È Kurbanov nella fattispecie, 2,02 m, 20 anni come detto compiuti un paio di giorni fa, eccolo qui inquadrato dalla regia russa, la deviazione della difesa dei Clippers e dunque altra rimessa in zona d'attacco per il Cska. Funterpool fronteggia Mobley, poi preferisce girare le spalle al canestro, cambia un'altra volta idea e fa benissimo. Mamma mia, è questo qui, di nuovo più 14 e Funterpool comincia a tirare un pochino meglio. Tim Thomas arriva come rimorchio, è il suo tiro, lo sbaglia, il rimbalzo è ancora di Funterpool. Kurbanov per un attimo pensa a liberare il lato, poi rimane sul lato debole in angolo ad attendere eventuale assist di Funterpool che gioca a due con Van de Spiegel. Altra buona costruzione dell'azione, qui Van de Spiegel va con un gancio cielo. Guarda Messina, wow, e se chi crede essere Jabbar? Il lob di Cassell per Brand, ancora si chiude molto molto bene la difesa
del CSKA, altra palla persa per i Clippers, palla in mano a David Vanterpool. E Lovren Avdivedana, i Clippers sembrano veramente in grande difficoltà. Trajan Landon con l'errore, curvano, vola a rimbalzo, allora tocca a J.R. Holden, altro errore, stavolta ci arriva Quinton Ross, però obiettivamente troppe conclusioni ad alta percentuale concesse alla squadra russa. Trajan Landon ha sbagliato da una parte ma fa molto molto bene dall'altra, sfondamento di Quinton Ross. Quinton Ross veramente petto, spalla contro petto, non ci sono dubbi. E qui andiamo a rivedere il lob per Brand, l'ottima difesa in aiuto di Curbano, per la fine il pallone che viene recuperato dal CSKA. Mike Dallevi ha già visto abbastanza dall'inizio di questo terzo quarto e vuole subito time out, salito a 0 su 6, ma fa impressione più in generale il 15 su 39 dal campo. Ovviamente sono numeri con i quali fatichi a vincere in Europa. Qui Sam Cassell ha qualche urlaccio da lanciare ai suoi compagni. Vanterpool, che nella fattispecie è seguito da Cattino Mobley, trova in post basso Van de Spiegel. Van de Spiegel non vuole attaccare immediatamente Brand. Ottima circolazione di palla, J.R. Holden vuole Van de Spiegel, che è pronto alla ricezione, non altrettanto alla conclusione. L'errore e il rimbalzo di Tim Thomas. Se i Clippers tornano a vincere questa partita, questo è stato il gioco determinato. Sam Cassell vuole avvicinarsi al canestro, ancora un pallone schiacciato per terra, molto complesso per Elton Brand. Kurbanov gioca quasi da battitore libero nella difesa del safety, è sempre pronto a aiutare chiunque e soprattutto a chiudere molto bene il centro dell'area. Qui prima aiuta su Sam Cassell, visto che J.R. Holden era rimasto dietro al blocco, e poi si getta letteralmente su questo pallone. Kurbanov molto prezioso, soprattutto in fase difensiva. Cassell però ha dato un paio di palloni a Brand che non sono da Brand e comunque non andrebbero dati a nessuno. Esatto, e Sam è un po' meno lucido del solito. Livingston contro Vanterpool, ancora Tim Thomas in post passo contro Kurbanov. Tim Thomas ha qualche centimetro in più e li sfrutta tutti per riportare i Clippers a meno 12. Qui Brand, forse è stato le forse Brand qui, no, Tim Thomas, scusatemi, inquadrato Brand alla fine, Tim Thomas, niente da dire, bel canestro e sono tornati a meno 12. Vedi, devono stare attento, c'è quella occasione sprecata veramente di Van Spiegel che non ha concluso, ha avuto un altro prima, ok? Altro gioco a due, altro cambio improvvido della difesa dei Clippers. Spende il fallo Sean Livingston. Qui andiamo a rivedere Vanterpool e David Anderson, due ex Mensana che combinano alla perfezione. Elton Brand non ha obiettivamente il tempo per recuperare, anche perché Vanterpool è molto molto bravo nello scegliere i tempi del suo assist per David Anderson. Fallo di Livingston, rimane il possesso dunque al CSKA, ancora Vanterpool a gestire i ritmi della squadra. Qui non si capiscono Livingston e Tim Thomas. Trajan Landon ringrazia e punisce. Mamma mia, adesso sono a più 15. Come dici tu, il forbice si allarga sempre. E poi Kurbanov, diversi minuti in campo, molto bravo. E tre Messina. Trajan Landon raggiunge la doppia cifra, seconda tripla per lui, 10 punti fino a questo momento. Altro pallone molto complesso per Mobley, che in questo momento è sostanzialmente l'attacco dei Clippers. Esatto, ha fatto un paio di canestri, cioè anti KO, tanto per dire. 7 punti per Cattino Mobley in angolo, ancora Trajan Landon, e abbandonato l'assassino dell'Alaska, continua a punire. Obiettivamente nello sguardo del pubblico moscovita sembrava leggersi una frase del tipo: beh, se lasciano quel tiro a Trajan Landon, allora non abbiamo problemi. E qui i Clippers hanno speso un fallo sulla palla vagante, il Dunleavy fa una faccia, ma guarda qui, allora palla deviata e trattenuto da Livingston, fallo nettissimo, ha fatto il placaggio, niente da dire. Clippers in evidentissima confusione adesso, come detto, sia in attacco sia in difesa. L'ultimo fallo speso da Sean Livingston, altro taglio di Vanterpool. Cassell è in ritardo di qualche metro. Mia. Due punti per Vanterpool, più 18 CSKA. Mamma mia, cioè questo era... Ma questa è quella che deve fare la Eurolega, la FIBA, eccetera, cioè proprio mandare le migliori squadre, non si può mandare Asvel Villebon, bisogna mandare
forte, tanto per dire. J.R. Holden ancora più veloce sulla palla vagante, Kurbanov si mangia un canestro già fatto, ma ancora una volta Holden è il più veloce a tornare sul pallone. L'applauso convinto del pubblico moscovita, 14 le perse dei Clippers, poi ci sono tanti palloni vaganti su cui il Cesc è arrivato regolarmente in anticipo. Langdon per la terza tripla consecutiva, stavolta è corta, stavolta i Clippers hanno trovato il modo di mettergli almeno una mano davanti alla faccia. Brand cerca spazio in post basso, buona circolazione, Livingston dalla grande distanza, non è un tiratore affidabile e lo dimostra. Mobley in questo momento però ha deciso di voler tenere in vita Mamma i Clippers mia. Altra tripla, stavolta di Cassell, altro errore, rimbalzo Cesca, tutti in piedi ad applaudire una squadra che sta dando lezioni di basket ai Clippers, che dopo tutto sono arrivati a un passo dalla finale della Western Conference. Obiettivamente, coach, si poteva aspettare un Cesca competitivo, anche la vittoria della squadra di Ettore Messina, però questo più 18 fa impressione. Sì. E intanto Vanterpool cerca di renderlo più 20. Voglio dire un'altra cosa, infatti adesso succede. Adesso Messina cambia marcia qui, uscirà forse J.R. Holden e anche... non dico tre Line, può uscire, però due che vengono dentro, che sono il playmaker titolare Papa Lucas e Pongrashov, che sono cambierà completamente la linea dietro. 17 su 45 il dato complessivo dal campo dei Clippers, obiettivamente sono pochi canestri in assoluto, no. Sono pochissimi rispetto ai 45 tentativi, mentre se non ho visto male c'era una ex famosa tennista sugli spalti, mi sembra di aver intravisto la Kurnikova, ma potrei avere sicuramente sbagliato. No, sulla Kurnikova impossibile sbagliare, no, non l'hai visto forse, io non l'ho visto, devo mettere. Mi sono girato all'ultima e non mi sono reso conto, mettiamola così. Intanto Pongrashov pronto a fare il suo ingresso in campo, Elton Brand lo attende, diciamo che anche Elton Brand in questa fase della partita sta dimostrando tutti i suoi limiti, cioè un giocatore che quando la squadra gira a mille è in grado di offrire un grande contributo, ma non è probabilmente quel giocatore capace di tenere in piedi una partita in cui i suoi sono in difficoltà. Lui è un dicono che Elton Brand, ottimo giocatore, è stata primissima scelta, ma lo definiscono spesso un pezzo, non ovviamente una carrozza, non una locomotiva. 2 su 2 di Vanterpool, più 20 a tabellone. Cesca in dominio assoluto della sfida. Vanterpool raggiunge la panchina per dare spazio a Pongrashov. Livingston pressato da J.R. Holden. Il pubblico di Mosca inizia già a festeggiare. 2-3 la scelta da parte di Ettore Messina. Una 2-3 molto adattata, perché poi alla fine abbiamo visto Kurbanov andare distante a seguire i tagli dei giocatori dei Clippers. Arriva il canestro di Tim Thomas, che in questo momento è veramente ossigeno. Tripla per Thomas, meno 17. Primo triplo della partita, 1 su 9 da 3, è veramente pazzesco. Zona anche dall'altra parte, Holden prova a punirla, sbaglia, il rimbalzo di Elton Brand, Livingston riceve il pallone dal proprio centro, ancora Tim Thomas dall'angolo, stavolta l'errore, un altro splendido rimbalzo offensivo da parte di Catino Mobley, che ora lotta contro Papaloukas. Papaloukas cerca il pallone, Mobley comunque sbaglia, Brand al rimbalzo, riesce a portare a casa due tiri liberi e riesce a tenere in vita le speranze dei Clippers. Well, assolutamente, stanno lottando con le unghie adesso e i Clippers, se mantengono un po' di calma, possono rientrare in partita, questo è pacifico, però se cominciano a sparare 3-3-3-3 e sbagliano, allora è grigio, per vuol dire che hanno schiacciato il bottone del panico. Elton Brand in lunetta, lo abbiamo appena criticato, bisogna ricordare che ha giocato la scorsa stagione, una stagione veramente fantastico, straordinaria, un Elton Brand che è cresciuto molto dal suo arrivo nella Lega, 4 punti per lui questa sera, mentre Livingston è a colloquio con coach Mike D'Alevi, mentre Kurbanov, che ha offerto un ottimo contributo, torna in panchina. Dicevo, Elton Brand, qui vediamo le sue cifre, 1 su 6 dal campo, 3 su 3 dalla lunetta, i punti ora diventano 5 dopo il 2 su 2 dalla lunetta, un Elton Brand
contro la Grecia, praticamente invisibile. Sì. Stiamo parlando naturalmente dei mondiali nipponici, 0 punti, 2 rimbalzi in 12 minuti. Sì, meno 15 per i Clippers, da meno 20 e meno 15 in due azioni, quindi sono a sfondamento di Papaloukas, non ci sono dubbi. Papaloukas ha qualcosa da ridire, ma obiettivamente anche in questo caso McGary sembrava avere grandissima posizione. Andiamo a rivedere. Qui Papaloukas bisogna, sto dicendo una sciocchezza qui, convertire quell'inerzia orizzontale in avanti a verticale, saltare direttamente in alto, cioè 90 gradi, e non tutti riescono a fare questo, solamente veramente il super. Livingston in possesso del pallone, vuole portare vicino a canestro J.R. Holden. Questo è un gran canestro di Livingston. Yeah. E adesso i Clippers sono tornati ufficialmente in partita. Yeah. Una partita in cui fino a qualche istante fa non sembravano poter entrare in nessun modo. Pankrashov sfrutta il blocco di Van de Spiegel, poi cambia lato. Papaloukas chiama il blocco di Van de Spiegel, poi si affida a Pankrashov. Pallone recuperato, strappato dalle mani del giovane biondo giocatore del CSKA, da Tim Thomas. Mobley prova a far fruttare il suo ottimo momento proprio di visione della partita, sbaglia J.R. Holden ancora col blocco di Van de Spiegel, un altro errore, McGary al rimbalzo, ora il CSKA ha perso fluidità. 7-0, CSKA si è addormentato con i più 20 e con la zona degli altri, stanno strappando qualche rimbalzo, ma se io sono Ettore Messina forse chiamo time out qui. Pankrashov finta il tiro, poi torna dal proprio playmaker che continua a gestire la situazione con grande calma, prende una tripla che obiettivamente sembrava un po' fuori dagli schemi. Yeah. Però il momento della partita sicuramente richiedeva che un uomo della sua esperienza cercasse di dare un segnale ai compagni. Livingston esagera, sì, molto superiore a quella dei Clippers. È chiaro che Los Angeles è arrivata a Mosca, ha iniziato la preparazione soltanto alcuni giorni fa, sì, e sì, da questo punto di vista lo stato di forma approssimativo è scusabile, meno scusabili alcune interpretazioni da parte dei giocatori dei Clippers, soprattutto in regia, mentre David Anderson inventa letteralmente un canestro. Mobley ha allargato le braccia come per dire, beh, se segnano anche così, allora è inutile star qui ad aspettare. Mamma mia, è veramente ossigeno per loro, più 15 ancora. Sale per ricevere McGary, fronteggiato da Pankrashov. Adesso Tim Thomas prova a cercare lo spazio per la conclusione, non lo trova. McGary andava verso il blocco di Thomas, blocco che però non si è mai materializzato. Poi ha attaccato il canestro. David Anderson ha fatto una difesa quantomeno onesta. Fischio arbitrale, due tiri liberi. No, avrei anche fischiato questo, vediamo. Sì, David Anderson ha fatto fallo, non c'è niente da dire. 8 punti per David Anderson, ricordiamo una stagione praticamente lasciata con largo anticipo, caviglia rotta a Madrid il 26 gennaio. Eccolo qui in quadrato, l'ex Virtus Bologna e Monte dei Paschi di Siena. Per quello che ha giocato, quasi 15 punti di media in Eurolega, dati che ancor più confortano il lavoro di Ettore Messina, che è riuscito a fare a meno di un giocatore del genere e a trascinare il suo CSKA fino alla vetta di Europa. Intanto McGary, che ieri aveva sbagliato una messa di tiri liberi, riparte da dove ci aveva lasciato nella giornata di ieri, altro errore per lui. Ovviamente sono anche liberi di una certa rilevanza perché è un momento importante della partita. Yeah. A bersaglio col secondo. Ma la palla pesa adesso perché siamo agli ultimi due minuti del terzo quarto e meno 14, ovviamente 14 minuti, 14 punti, e quindi bisogna veramente, è la zona 2-3 che lo praticano ancora, vediamo se ha successo. Papaloukas si avvicina a canestro, Van de Spiegel è abbandonato e può inchiodare, sorrisi naturalmente nel parterre moscovita, ma qui la difesa dei Clippers veramente ha fatto acqua da tutte le parti e Livingston prova a rispondere. Tim Thomas dalla punta, è lunghissimo, lotta al rimbalzo Mobley, ma alla fine più veloce è Papaloukas. Arriva un fischio arbitrale. Wow, non so perché. Forse Langdon è andato un attimo per terra, l'arbitro per sicurezza, però Messina ha ragione, ha fermato il contropiede, caro mio. Il fallo dovrebbe essere di Catino Mobley,
Ora andiamo a vedere quale sarà la scelta arbitrale. Trajan Landon in lunetta, due liberi. Sì, ecco qua. È Catino che trattiene Trajan Landon in maniera piuttosto evidente. Ricordiamo sempre che nel basket non esiste la regola del vantaggio. Esattamente. E Landon, cioè, se deve fare un fallo, consiglio personale, non far fallo su Trajan Landon, ok? Perché lui veramente tira i liberi, magari sbaglia queste due, è una macchina, ok? 87% in Superliga, 86% in Eurolega, tiratore diciamo abbastanza affidabile. No, direi. E quindi questo è veramente, fare un fallo su un grande tiratore libero è un suicidio. 2 su 2, tanto per non smentire coach Peterson. È arrivato anche il momento di James Singleton, che qui vediamo lottare al rimbalzo con Mattias Smodish. Un James Singleton che Smodish lo ricorda, e qui gli ha allungato anche una mezza gomitatina, diciamo. Infatti Smodish ha qualcosa da ridire. Singleton e Smodish li avevamo lasciati in una finale scudetto 2 anni fa. Smodish, quinto fallo, si esce con 6 oggi, però Mattias deve stare attento. Qui un bambino che si è annoiato proprio alla Sport Hall proprio di Mosca. Quindi più 18 di nuovo per Cesca e i Clippers, 1 minuto da giocare, quindi brutta situazione, nel terzo quarto ovviamente, brutta situazione per i Clippers. Magheri prende la fascia centrale, ottimo il taglio stavolta, ancora molto molto aggressivo, lo era già stato ieri contro il Khimki. Poi Magheri ha un'esplosività per la quale, quando riesce in qualche modo ad avvicinarsi al canestro, è difficile che non porti a casa qualcosa di buono. Qui è il fallo di Van de Spiegel, dunque 2 tiri liberi. Thomas ha fatto la faccia per dire che non ci credo, però Thomas, quando vede il filmato, vedrai che ha fatto fallo, aveva la mano sull'avambraccio dell'avversario, non ci sono storie. Quarto punto per Corey Magheri, che compirà 27 anni a novembre. Qui fa 2 su 2 della lunetta, uno dei tanti prodotti di Duke che giocano nei Clippers, come Daniel Ewing, come Elton Brand. Ora sono 16 punti da recuperare, tornano immediatamente 18, due canestri consecutivi per Thomas Van de Spiegel, 12 punti per lui. Ma tu sai che loro stavano, magari avrebbero voluto tagliare Van de Spiegel dopo l'anno scorso, però la società ha detto no, non tagliamo nessuno, premiamo tutti quelli che... uno per terra. Ed è proprio Van de Spiegel, mentre Trajan Landon perde il controllo del pallone, si lotta veramente per terra in maniera disperata. Qui il problema mi sembra che sia proprio di Van de Spiegel. Time out, Papa Lucas credo che abbia detto mi sono dimenticato che potevo chiamare time out. Ma Van de Spiegel non ha visto il colpo per andare per terra e sarebbe una perdita notevole. Stavo dicendo che hanno detto no, premiamo tutti, che hanno fatto vediamo. È una ginocchiata dove fa più male, così esatto. Ma sono ancora più importanti quando escono da queste loro, sono dei rock stars. Intanto per un attimo sulla panchina dei Clippers, o meglio davanti alla panchina dei Clippers, abbiamo visto anche Aaron Williams, a proposito di figli dell'Illinois e più precisamente di Evanston, un giocatore, uno dei nuovi acquisti dei Clippers, che però non ha trovato spazio in campo né ieri contro il Khimki né oggi. Per lui qualche piccolo problema fisico, naturalmente all'inizio del training camp, sono abbastanza prevedibili. Elton Brand con aggressività, bellissimo, trova 2 punti da Elton Brand. Ma veramente da Elton Brand, fatto molto molto bene. Ultimi secondi del terzo quarto, cerca di inventare Pankrashov, aveva chiuso il secondo quarto con una tripla che aveva letteralmente spezzato i Clippers. Stavolta lascia i Clippers il sogno di poter ricucire lo strappo, ha visto il Cesca avanti sin dall'inizio. Sin dall'inizio di questa partita, solamente il primo quarto un po' di contestazione per la cosa, dopo no. Qui la ultima rimessa, la quarta quarta, va a proprio i Clippers. Vediamo come gestiscono questo pallone importantissimo. In campo anche Daniel Ewing e Quinton Ross, dopo aver avuto veramente poco da Livingston e Cassell. Mike D'Alevi ha cercato risorse nella panchina. In panchina si trova anche Jay Singleton, che qui inventa un gran canestro. Ah, veramente importante per loro. Ma lui è un elemento fisico, lui ha
a talento atletico. Ancora zona la scelta di Dan Levy, che obiettivamente ha faticato a trovare soluzioni difensive per contenere soprattutto gli esterni del Cesca. Intanto si batte sulla palla vagante ancora una volta Smodic, stavolta il pallone è dei Clippers. Ewing aspetta il blocco di Brand. Gia Rolden riesce a girare intorno al numero 42 avversario. Van de Spiegel ancora con questo anticipo che ha provato moltissimo durante la partita, spesso gli è andata bene, stavolta fallo. No, è stato fallo e Thomas lo sapeva sin dall'istante. Brand ha alzato il gomito, però Thomas è caduto addosso. Grande esperienza di Brand, intanto riprende la partita e McGary prova ad accorciare nuovamente le distanze. Clippers che con la panchina in campo sembrano avere qualcosa di più rispetto a ciò che avevano mostrato in precedenza. La tripla di McGary vale questo 5-0 per aprire il quarto periodo, che riporta a meno 11 meno la franchigia losangelina. È importante gestire questi palloni qui, è importante per loro perché il tempo ce l'hai, 11 minuti, 11 punti. Smodic in post basso contro Jay Singleton. Smodic trova lo spazio per il tiro, il rimbalzo offensivo ancora di Van de Spiegel, e questi sono palloni pesantissimi e giocate che possono determinare il risultato della partita. Se lui non piglia questo rimbalzo, i Clippers prendono il rimbalzo, vanno lì e segnano, cioè cambia la faccia della partita. Qui Thomas, che non è un granché nei libri, sappiamo anche se ha fatto 2 su 2 una volta questa partita, vediamo, questi pesano comunque. Van de Spiegel in lunetta, mi ha rivisto la stoppata ai limiti della regolarità di Jay Singleton. Intanto Thomas Van de Spiegel mette a bersaglio anche i liberi. È una giornata obiettivamente particolare, già 13 punti per lui. Il secondo è un missile, ma trova la porta. Retina lo stesso. Mamma mia, Van de Spiegel è veramente ispirato alla milionesima potenza. Quinton Ross sulla pressione di Trajan Landon, poi finalmente riesce a consegnare il pallone a Daniel Ewing, ma intanto la difesa del Cesca a tutto campo ha mangiato diversi secondi sul possesso offensivo dei Clippers. Singleton vorrebbe restituire il favore a Smodic, preferisce fronteggiare, prendere la conclusione che però è corta. Vanterpool esce col pallone dalla metà campo russa, sale per portare il blocco Van de Spiegel. Smodic in angolo, preferisce tornare ancora da Vanterpool, scivola Jay Singleton, 2 punti troppo facili, e i volti di Cassella e Mobley insieme a quello di Aaron Williams dicono tanto su come è andata questa partita. Assolutamente, cioè, e Cesca nel momento di grande bisogno ha tirato fuori 2 canestre da andare da più 11 a più 15, è andata un'altra faccia alla partita adesso. E i Clippers, Dan Levy deve morare la zona, deve fare un po' di pressing, deve fare un po' di altre cose, e nel momento qui viene J.R. Holden, che è un Messina super questa sera, a ruotare giocatori diversi nello stesso ruolo. Cioè uno vede Holden e poi vede Papa Lucas, gli vengono gli incubi. McGary per Ewing, nel frattempo è tornato anche Sam Cassell, bel rimbalzo offensivo di Jay Singleton che poi decide di tornare fuori, sfondamento di McGary, ancora Trajan Landon. Diciamo Van de Spiegel MVP, vice MVP Trajan Landon. Ah, Trajan Landon sicuro, ok. Prendo Thomas Van de Spiegel per proprio l'impatto sulla partita, ma per esecuzione e canestre eccetera, sfondamenti, questo ragazzo qui, Trajan Langdon, the Alaskan Assassin, ok? 76-62, 15 lunghezze di vantaggio, 9 minuti e 20 secondi da giocare. Il Cesca è vicino a una vittoria che comunque avrebbe un qualcosa di storico. Smodic in faccia a Kaman, che è tornato sul parquet. Stavolta il tiro è corto e poi si arrampica sul tabellone. Errore di Smodic, che comunque ha giocato una partita di grandissima intensità, sì, sì, sì. Qualche problema di falli, ma si è gettato su ogni pallone sin dall'inizio. Meno talento del solito, messo in mostra se vogliamo, ma molta più aggressività da parte di Mattias Smodic. Intanto Ewing vorrebbe McGady, anticipato molto bene da Vanderpool. Guardate la battaglia in post basso tra i due, si va però nell'altro lato dove c'è Kaman che va cortissimo, sbaglia 2 volte, alla fine il tap-in è quello vincente, meno 13 Clippers. Molto bravo Kaman questa volta qui.
cambia mano sinistra, non va dentro, corregge qui e la palla va dentro, insistito. Questa è la storia, molto ben fatto. J.R. Holden sale in punta, Smodic va a portare il blocco e si ferma per la conclusione, vede arrivare Kamen, wow. Lo batte col primo passo, straordinario Smodic. La versatilità dei lunghi europei contro il gioco limitato degli americani è pauroso qui. Kamen uscire a marcare Smodic, ma neanche in un film. Ewing, buona azione stavolta sulla linea di fondo, evita la stoppata di Van de Spiegel, sono i primi due punti della sua partita, un giocatore che ha impressionato moltissimo quest'estate nella Summer League di Las Vegas e che ora segna due punti molto molto preziosi per tenere un minimo a contatto i Clippers. Trey Landon in uscita dai blocchi, stavolta sbaglia, ma il rimbalzo dopo la deviazione di Jay Singleton è di Smodic. 7.45 da giocare, Cesca con le mani sulla partita. Smodic ancora fronteggiando Singleton, si avvicina al canestro, vede il taglio di Van de Spiegel, due punti troppo troppo facili. Ma guarda che assist da Smodic e che sveltezza di Smodic di Van de Spiegel, che sarà MVP di questa partita. Sam Cassell cerca Maghedi, altra palla persa, arriva il fischio arbitrale ancora contro Maghedi. Van der Poel, diciamo che è stato tra i meno appariscenti di tutto il Cesca, ma ha fatto una partita straordinaria, qui il gesto anche brutto di Maghedi. Maghedi, primo calcio, e Clippers più rimbalzi, però quelli rimbalzi importantissimi all'inizio della partita, Cesca li ha preso tanti. I Clippers avevano avuto problemi con le palle perse anche ieri, ben 10 nel primo quarto di gioco, però dopo l'intervallo appena una palla persa, ancora zona pur che si adatta immediatamente, sì, a uomo da parte dei Clippers. È tornato anche Papa Lucas, che qui gioca a due con Andersen, gran palla, Andersen non riesce a controllarla, no. Però sembra quasi dire al compagno, tutto bene così, tanto più che il possesso rimane al Cesca. Esatto, guardami ancora che la prossima volta prendo la palla, la metto dentro e ti premio con un canestro. Van der Poel lotta in zona pitturata, non riesce a trovare il canestro, il pallone è di Tim Thomas. Ewing prova a ripartire, Sam Cassell vuole rallentare i tempi, però rimangono meno di 7 minuti per recuperare 15 punti. Ottima copertura e aiuto di Smodic, altra conclusione dalla grande distanza sbagliata, ma Maghedi saltare ha sempre saltato e qui lo dimostra. Guarda, ecco qua, finalmente fa una cosa giusta lui, che ha avuto dei momenti di grande frustrazione per lui, e sono a meno 13, 6 minuti e mezzo, con un canestro qui Cesco riesce veramente a finire questa storia. Un altro splendido blocco di Andersen per Van der Poel, che però poi non ha preso la conclusione. Qui Papa Lucas porta letteralmente a spasso la difesa dei Clippers e appoggia il tabellone. Le ha ridicolizzate Kamen qui, che proprio tenendolo distante con un'altra mano, con una mano recupera e fa. Cassell stavolta riesce a ottenere il cambio, ma non prova ad attaccare Smodic. Maghedi sulla linea di fondo esagera, il pallone poi rimbalza sulla struttura e finisce a Kamen. L'assist per Ewing è deviato. La difesa del Cesca, nonostante il vantaggio, non ha abbassato l'intensità un solo attimo. No. Ma infatti l'abbassamento di intensità è proprio dei Clippers. 83-68, fortunatamente arriva ad aiutarci la grafica. 23 su 49 da 2, 2 su 15 da 3, rimane quel dato, anche se Coach Peterson ha ancora qualcosa in testa. Sono ancora indietro 2-3 immagini fotografiche, ma voi italiani avete la frase giustissima, cioè, anche l'occhio vuole la sua parte, e quindi è stato premiato. Grande festa a Mosca, grande festa ieri sera a Roma, grande festa in tutte queste città europee che hanno avuto il privilegio di ospitare queste squadre NBA. Importante ricordare come questa sia una partita ovviamente di grande valore anche tecnico, giustamente il Cesca, se finirà così, potrà vantarsi di una bella vittoria contro i Clippers, però obiettivamente rimane il dato della festa, che forse è il più importante e il più bello. Allo scadere dei 24, una preghiera non accolta dai Ferri nella tripla di Sam Cassell, vuole rallentare ovviamente Papa Lucas, deve difendere i 15
15 punti di vantaggio e ha tutto il tempo per gestire il proprio attacco. Trajan Landon è inseguito stavolta bene da Livingston e non prende la conclusione, si cambia lato. Van der Poel vorrebbe Smodic, Smodic però a sua volta torna sul lato debole, allora uno contro uno, fallo speso da Tim Thomas. Cesca con le mani nella partita, sulla partita, con la partita in mano. Qui Van der Poel allo scadere, e qui fallo nettissimo, stava per forzare un tiro con Singleton in vicinanza per stoppare, speso un fallo. Per quanto riguarda la partita di Thomas, che se vogliamo era l'esordio con la nuova maglia, diciamo luci e ombre, è chiaro che l'inserimento di Thomas non potrà essere rapidissimo, soprattutto durante questo training camp, mentre Van der Poel raggiunge la doppia cifra. A questo punto veramente sono sei giocatori del CSKA in doppia cifra, e bisogna ricordare che David Anderson ha 8 punti, mentre torna Pankrashov che è uno dei sei in doppia cifra. Elton Brand seduto in panchina può essere considerato un segnale su quanto Dallevi creda di recuperare questa gara. No, 17 punti in 5 minuti non ci credo neanche, 2-3 per rallentare la partita. Sì, Pankrashov ha fatto 11 all'intervallo, ce l'ha ancora 11, palla strappata da loro. Recupero di Pankrashov, Papaloukas in transizione, lo scarico per Smodic che però vuole rallentare, allora il playmaker greco torna indietro, torna ad organizzare un altro capolavoro, il taglio sulla linea di fondo di Trajan Landon. Diciamo che i Clippers, la difesa dei Clippers ha qualche falla, sì, però Papaloukas le legge tutte. Ah, le legge tutte, cioè, come ha fatto fuori gli Stati Uniti nel mondiale, li stanno facendo fuori qui. Kaman col semigancio, alla fine rischia di essere un autocanestro di David Anderson, yeah. Non si è capito bene di chi fosse l'ultima deviazione, possiamo apprezzarlo da questo replay. Diciamo che daranno il canestro a Kaman senza dubbio. La deviazione è probabilmente di entrambe le mani. Intanto Smodic in post basso contro Tim Thomas. Altro grande canestro di Smodic. Altri applausi del pubblico moscovita. Well, adesso li stanno spazzando via. Non c'è un altro termine che applicabile qui. 19 punti dominando la partita. Adesso un altro termine non viene applicato. Frustrazione massimo sulle facce proprio della squadra di Clippers. Cesca come un rullo compressore, ogni singolo quarto hanno giocato con un'intensità palpabile e con un gioco veramente visibile. Ha sofferto soprattutto nella fase offensiva e la squadra dell'inquadrato Mike Dallevi, mentre Maghedi spaglia un altro tiro libero. Basti pensare che l'unico in doppia cifra al momento è proprio Tim Thomas a quota 10. Ovviamente in queste condizioni si fatica moltissimo. Spesso siamo abituati a vedere le squadre NBA con un paio di giocatori oltre i 20 punti. Vederne uno solo in doppia cifra è curioso. È curiosissimo. Magari tutti parlano di lui, talento, un ragazzo difficile fra l'altro. Onestamente ha fatto qualche sprazzo qui, però una impressione notevole no. Papaloukas stavolta fermato da Kaman. Maghedi che è spesso avvicinato a voci che lo vorrebbero in partenza da Los Angeles. A tal proposito la società ha tenuto a ribadire che non sta cercando di piazzare Maghedi da nessuna parte. L'anno passato poteva anche finire nello scambio con Indiana per arrivare ad Artest. Alla fine non se n'è fatto nulla, molti problemi fisici per Maghedi nella passata stagione, in particolare un infortunio al piede sinistro che lo ha costretto all'operazione. Intanto Anderson sbaglia e Smodic ancora una volta alla forza per mettere la mano sul rimbalzo. Ma io penso che loro stiano cercando di cedere Maghedi tuttora, ok? Cioè un giocatore che mi sembra qualche volta il pesce fuori acqua. Livingston supera la metà campo inseguito da Trajan Landon, si affida a Sam Cassell. Tim Thomas è a dir poco svogliato in questa fase della partita e non è un buon segnale per un giocatore che ci ha abituato già a questo tipo di comportamenti. Livingston finisce in mezzo alla difesa russa e perde il pallone. Papaloukas si affida ad Andersen, altro fallo di Kaman, Andersen andrà in lunetta. Obiettivamente siamo passati dalla sconfitta all'umiliazione. All'umiliazione, assolutamente. Poi l'impressione di questo ragazzo qui, Livingston,
anche se è un ragazzo del mio stato, cerco sempre di difendere quelli. A Michigan State, un giocatore che arriva ai Clippers nella speranza di poter offrire un minimo di profondità e quindi di alternative nella front line Los Angeles. Intanto sbaglia il primo libero David Anderson, non abbiamo visto neanche Aaron Williams, che continua dunque a vivere dalla panchina questa sua esperienza in Russia. Non abbiamo visto neanche Ryan Humphrey, ex Reggio Emilio, passato l'anno scorso per la Bipop e quest'anno chiamato dai Clippers, sempre ovviamente in attesa del giorno dei tagli. Abbiamo visto molti giocatori in panchina e ovviamente fra qualche giorno ce ne saranno diversi di meno. Il mercato prende quota improvvisamente, perché tante squadre, i San Antonio Spurs hanno venuto con 20 giocatori, cosa fanno? Io sono stato a Toronto, avevano 16, cosa possono fare con tanti giocatori? Però li vogliono valutare, che è anche giustissimo fare. I Clippers sono arrivati in 16 a Mosca, e pensare che hanno lasciato a Los Angeles per fare un nome Rebraccia. E obiettivamente bisogna sempre ricordare che in vista della stagione regolare sono 15 i nomi del roster iniziale di una squadra e peraltro soltanto 12 attivi, 3 vanno messi nella lista dei non attivi. Ovviamente, se la guardiamo da questo punto di vista, ottime persone, ottimi giocatori come Ryan Humphrey faranno molta molta fatica a entrare nel roster, non faranno la squadra neanche, sono lì perché non si sa mai nella vita, ci possono essere delle sorprese, lui poteva sorprendere, non ha sorpreso, c'è la possibilità, non so, 1 su 100 in queste prove qui, perché conoscono Ryan Humphrey, l'hanno visto in Italia, leghe d'estate, chissà, università, altrove, eccetera, quindi non ci sono segreti, però non si sa mai. Guarda James Singleton, che è tanto per dire, ha tenuto lui in squadra e quindi una politica giusta. James Singleton, che anch'egli, mentre vediamo anche Voroncevic, che avevamo ammirato letteralmente nel trofeo di Moncalieri contro la Lottomatica Roma, dicevamo di James Singleton, lui a Las Vegas ha anch'egli a suo modo impressionato, miglior rimbalzista con più di 13 rimbalzi di media, 2 stoppate e mezzo abbondanti, insomma un giocatore che i Clippers conoscono e sul quale evidentemente continuano a voler investire. Ci sono i misteri, sanno più di quanto sappiamo noi, noi valutiamo da fuori solamente quello che vediamo con gli occhi, però anche quella è la miglior valutazione possibile perché è totalmente imparziale, però ammetto che le altre persone hanno più informazioni a disposizione di quanto ne ho io. Va in doppia cifra anche Chris Kaman, 10 punti per lui fino a questo momento. Jay Singleton nella passata stagione ha giocato 13 minuti di media partita, non sono tantissimi, ma forse quando lo abbiamo salutato noi appassionati italiani pensavamo che giocasse anche meno. Sì, invece secondo me James è un giocatore che ha il suo potenziale, è migliorato soprattutto qui in quell'anno con l'Olimpia Milano, l'aveva portato loro proprio in finale scudetto e si è sentito la sua mancanza, perché aveva questa scelta di andare all'NBA, ha voluto provare, è rimasto con la squadra, però ovviamente è costato parecchio a Milano l'anno scorso. La deviazione di Korolev che strappa il pallone dalle mani di Trajan Landon, palla persa per il prodotto di Duke, può dunque ripartire un altro prodotto dei Blue Devils, ovvero Daniel Ewing. Korolev vorrebbe prendersi la conclusione, preferisce non esagerare, alla fine il tiro arriva, è corto, il rimbalzo è di Ponkrashov che curiosamente lo può guardare questa sera dal lato dei vincenti, esatto, di quelli che hanno anche fatto probabilmente la scelta più giusta. 1000%. Vanterpool, altra deviazione, il possesso rimane alla Cesca. Singleton avrebbe voluto la rimessa, così non è, almeno nell'interpretazione arbitrale. Andiamo a rivedere, ancora Korolev battuto, ancora Korolev a deviare il pallone. Well, qui fanno un festeggiamento in panchina molto signorile, ok? Niente esagerato, solamente high five, stretta di mano, sorriso e basta. Non vanno a infliggere un insulto, diciamo, psicologico ai Clippers. Dico, rispettano l'avversario. Piace questa storia.
Ewing, siamo entrati ormai nell'ultimo minuto di gioco. Il Cesca non ha solo battuto, come detto in precedenza, ma ha letteralmente distrutto i Clippers in questo pomeriggio moscovita. Kaman vuole aggiornare le proprie statistiche e diventa, grazie a questo canestro, il miglior realizzatore dei suoi, ma ormai conta veramente poco. Ripeto, mi dai la scelta, Van Spiegel, Kaman, non esito neanche un milionesimo di secondo, non c'è paragone fra i due giocatori. Pankrashov ha chiesto alla panchina se deve giocarsi l'ultima azione o semplicemente palleggiare. Evidentemente Ettore Messina gli ha detto giocatela, ultimi secondi di questa gara, vorrebbe l'alley-oop per Voroncevic, non arriva la combinazione, si chiude questa partita. Gli applausi convinti del pubblico russo scherzano Pankrashov e Voroncevic sull'ultimo alley-oop che non è neanche iniziato. Van de Spiegel va a salutare gli arbitri, Sam Cassell va a salutare vecchi amici e non. Obiettivamente il finale parla più di ogni altro commento. Coach 94 Cesca, 75 Clippers. Mi danno 20 punti, 19 per l'esattezza, ma diciamo 20, dominando la partita dopo un inizio molto stretto dal buon quarto, 21-20 per CSKA, hanno vinto 31-19.